Oggi noi presentiamo le iniziative che abbiamo già proposto durante la campagna elettorale per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e soprattutto siamo qua per ascoltare i piccoli e medi imprenditori per avere suggerimenti e anche aiuti da parte loro e quindi riuscire poi anche a portarli in Parlamento. Che cosa gli direte? Cosa proponete voi? Questo lo dirò dopo, cioè, è troppo lungo, cioè, ci metterò almeno mezz'ora. Ma si esce da questo stallo? Scusi? Si esce da questo stallo politico? Questa è una domanda a cui non so rispondere, oggi, spero di sì. Ma dove si prenderà? Però oggi sono, qui per un'altra ragione del rilancio della piccola e medie imprese. Da dove si prenderanno i soldi per rilanciare le imprese? Lo diremo oggi e poi lasceremo anche un comunicato stampa in tal proposito. Solo quantificare? No, perché preferisco dare la comunità stampa in cui non ci sono errori. Taglio della cassa integrazione può essere un'ipotesi? La cassa integrazione non fa parte certamente dei tagli a cui noi stiamo pensando, se non sostituita da altre forme di assistenza, come può essere il reddito di cittadinanza, però non è certo il punto di partenza. Oggi il movimento vota anche per il Quirinale, quanto è importante la partita per il Quirinale per appunto uscire da questo stallo politico? Questo lo sapremo solo dopo, quando il presidente sarà stato eletto. Però adesso vi chiederemo cortesia. L'ultima cosa, le caratteristiche che voi vedete per il Presidente della Repubblica, che presidente volete? Abbiamo anche scritto che sia super partes, che preferibilmente non venga dal mondo politico e che rappresenti tutti gli italiani. Grazie. Adesso grazie.